sei, poi via via si prepareranno l'Almenno che prenderà via le 14.32, poi la Nazionale Russa le 14.34 e le 14.36 la Borgo Moretto. Due minuti esatti in questo momento. No, fai un minuto. Alle via di questa prima. 3, 2, 1, via! In bocca al lupo, buona gara! Ed è stata abbassata ufficialmente la bandierina a scacchi su questa. Con la cronometro a squadre Casazza-Casazza di 17 km e 100 metri, valida per il Gran Premio Tecno Saldatura, Trofeo Comune di Casazza, Trofeo Bonomi, è iniziata la Tre Giorni Orobica 2017. Cronometro a squadre vinta dal team LVF che ha schierato Stefano Pilotti, Andrea Berzi, Marcello Mazzoleni, Samuele Rubino e Stefano Taglietti diretti da Marco Della Vedova e Paolino Valoti. Una grande gara da parte degli alfieri del team di patron Gianluigi Belotti. Gli atleti hanno percorso 17 km e 100 metri attorno al lago di Endine con intertempo in località Endine al chilometro 8.400. All'intertempo la squadra migliore era la Borgo Molino Rinascita con 10 minuti, 0 secondi e 24 centesimi. La LVF occupava la quinta posizione con 10 primi, 7 secondi e 91 centesimi. Da parte della LVF c'è stata una grande rimonta nella seconda parte della corsa e così la LVF festeggia il primato in classifica generale. Avendo tagliato per primo il traguardo, partirà in maglia da leader domani nella Adro Colle Gallo di 95 km e 400 metri, Andrea Berzi, maglia gialla Esacom, mentre Stefano Pilotti, anch'egli della LVF, correrà con la maglia rossa da leader della classifica punti Protec. In maglia bianca Hertz, da leader della graduatoria dei giovani, partirà Samuele Rubino, tutti alfieri della LVF. Prima la LVF con Pilotti, Berzi, Mazzoleni, Rubino e Taglietti, seconda la squadra Borgo Molino Rinascita Ormelle. La LVF ha chiuso in 21:41:19 per la Borgo Molino Rinascita 21 minuti 44 secondi e 99 centesimi, squadra trevigiana che ha schierato Riccardo Bobbo, Marco Grendene, Fabio Mazzucco, Davide Bauce e Emanuele Zumerle diretti da Cristian Pavanello. Ha chiuso al terzo posto la squadra vincitrice del titolo lombardo della specialità, la Cremonese 1891, gruppo Arvedi con 21:50:19. Per la squadra di patron Gianluca Bortolami hanno gareggiato Andrea Bartolozzi, Andrea Figini, Niccolò Parisini, Luca Rastelli e Laurent Rigollet. Poi quarta la Cipollini a Sali Stefen con 21:52:24 grazie a Samuele Carpene, Matteo Facci, Sebastiano Mantovani, Leandro Masotto e Enrico Spadini. Al quinto posto la Industrial Forniture Moro, Marco Mariotto, Jacopo Menegotto, Paolo Frigoni, Dino De Vecchi e Mattia Taborra hanno concluso in 21 minuti 53 secondi e 59 centesimi. La Romagnano Guerciotti, priva del neocampione d'Italia Acco, ha schierato Davide Frequentini, Gabriele Benedetti, Tiziano Guglielmi, Samuele Manfredi e Omar Marquand diretti da Matteo Berti. Onorevole la condotta di gara dei ragazzi che hanno impiegato 21 minuti 57 secondi e 11 centesimi. Settima la Autozai Contri Bianchi, squadra della provincia di Verona con Christopher Consolaro, Marco Fontana, Nicola Graziato, Mattia Petrucci, Filippo Zana, tutti diretti da Mauro Bissoli. E all'ottavo posto si è piazzata la squadra pistoiese con 22:02:03, team Franco Ballerini, la squadra che aveva vinto il titolo italiano a livello individuale su strada nella stagione 2016. Per la Ballerini a Casazza hanno gareggiato Simone Innocenti, Federico Molini, Yuri Fassa, Luca Roberti e Nicolas Vignoli. Nona la Pressix Mito Sport con 22 minuti 15 secondi 89 centesimi. Decima la Bustese Olonia Verbania con 22:24:35. E ora andiamo a sentire le impressioni dei protagonisti. Si chiude questa cronosquadre con una super vittoria della squadra di casa, la LVF, sotto gli occhi vigili del loro patron Gianluigi Belotti. Ma andiamo per ordine. La formazione ha vinto con 21:41:19.
seconda la Borgo Mulino Rinascita 21-44-99, terza la Cremonese Arvedi 21-50-19. La composizione della LVF con Stefano Pilotti, Andrea Berzi, Marcello Mazzoleni, Samuele Rubino, Stefano Taglietti. Berzi, vestire la maglia di leader il primo giorno, cosa significa? Sì, è una grande soddisfazione personale, ma più che personale di tutta la squadra. Non è di sicuro una maglia mia, ma è maglia di tutta la squadra. Domani sarà dura tenerla per me, però cercheremo di tenerla con la squadra. Ho come compagno di squadra uno dei favoriti della corsa, quindi si darà tutto per lui. Si sa che non sarà facile, però siamo qua per vincere, quindi ci proveremo. Lo sponsor numero uno era qui a guardarvi, LVF, il signor Gianluigi Belotti. Ma sì, con lo sponsor qua a guardarci la vittoria vale doppio, è una grande soddisfazione. Aspetta, state lì! State lì, Aspetta che... Guarda! Fermi!